questo, così come tantissime altre segnalazioni, noi siamo sommersi dalle segnalazioni, sono frutto di un sistema di gestione del tutto inefficiente, che è proprio quello che stiamo cercando di cambiare. Il punto di partenza è la variante che abbiamo sottoscritto. È chiaro che a partire dal periodo subito successivo alle ferie ci dovremo occupare in modo molto molto incisivo dello spazzamento e dello scerbamento, che non potrà mai più essere gestito come è stato gestito fino ad oggi. Per quanto riguarda invece le aree in cui insistono terreni privati in stato, diciamo, di abbandono, abbiamo, come si fa ogni anno, fatto ordinanze e anche elevato sanzioni, perché comunque un privato che ha un terreno incolto lo deve tenere pulito proprio per evitare il propagarsi di incendi come è avvenuto in questa provincia in questi giorni. Per quanto riguarda invece le aree pubbliche, abbiamo finalmente qualche settimana fa sottoscritto la convenzione lungamente attesa con la forestale per poter finalmente avere un'efficiente gestione del verde. L'idea che vi abbiamo già descritto, ma che torno a descrivervi, è quella di utilizzare gli scarsissimi fondi del nostro bilancio semplicemente per i noli a caldo, per esempio acquistare la benzina o affittare i cestelli, e invece sfruttare la manodopera gratuita della forestale per le attività di pulizia e potatura dei fondi del comune.